Noi in questo momento siamo in una situazione dove tu necessariamente devi prima sfoltire la rosa. E il problema è che il tempo sta passando e queste uscite faticano a concretizzarsi. Eccoci qua, signore e signori, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dario, detto Ildarion, e in questo giovedì 25 luglio siamo qui per proseguire un pochettino una parte del discorso fatto ieri. Cioè, che andremo a fare? Andremo un attimo a fare un recap della situazione rosa in questo momento. L'ultima volta l'abbiamo fatto un paio di settimane fa, sono successe delle cose nel mentre, e quindi andiamo a vedere adesso, cerchiamo di prevedere, ecco, i movimenti del Napoli, nel prossimo futuro, ecco, e nel finale vedremo anche le liste, che da un po' che non vediamo. Prima di fare tutto questo, però, vi ricordo come sempre l'iscrizione al canale. Mi raccomando, ragazzi, dobbiamo arrivare ai 4.000 iscritti. Ecco, quindi iscrivetevi e poi attivate la campanella. È tutto gratis, dovete giusto fare due clic col mouse. Allora, cominciamo subito. E questa, ragazzi, è la situazione della rosa a oggi, 25 luglio. Allora, sappiamo benissimo che quest'anno non ci sono le coppe, quindi sappiamo benissimo che la rosa non sarà lunga e la panchina non sarà così lunga come dovrebbe essere quando hai tre competizioni. E sappiamo benissimo che in generale nella rosa si fa il gioco dei doppioni, cioè ogni ruolo deve avere riserva e titolare. Ok, quindi due giocatori per ruolo. Andiamo per ordine, cominciamo dalla porta. La porta, ragazzi, c'è niente da dire, cioè la porta quella sarà Meret, Gabriel e Contini. Stop. Quindi andiamo alla difesa. Come abbiamo detto ieri, in questo momento noi abbiamo 5 difensori centrali: Buongiorno, Nathan, Rachmani, Juan Jesus e Rafa Marin. Giochiamo con la difesa a 3, quindi gioco dei doppioni, ce ne servono 6, ne abbiamo 5. Il sesto chi è? Il sesto sarà uno tra Olivera e Di Lorenzo. Ora, tra i due sappiamo che è in pole position, tra virgolette, Olivera, perché ce l'ha detto Conte, ci ha detto che lo vede bene come braccetto. Sappiamo che in nazionale gioca difensore centrale di sinistra, quindi possiamo considerare Olivera braccetto sinistro. In questo modo avresti 6 difensori e siamo a posto così, numericamente. Østigard sappiamo che sta andando a Rennes, anche se le ultime voci dicono che forse non si sta ancora del tutto convincendo. Comunque, Østigard sarebbe il settimo, sarebbe l'esubero. Quindi o viene ceduto o molto probabilmente farà la fine di Demme, cioè fuori rosa. Arriverà qualche giocatore in difesa? No, a meno che non venga ceduto uno di questi 5. Si era parlato di questo prestito al Verona per Nathan, però non credo che Nathan venga ceduto. Io penso che Nathan forse ha conquistato, tra virgolette, Conte. Comunque, se dovesse uscire uno di questi 6, allora a quel punto verrà preso un difensore centrale. Situazione esterni. Allora, considerando Olivera, braccetto sinistro, avresti come esterni sinistri Spinazzola, Mario Rui e Zerbin. Ora, ragazzi, qua la situazione è molto chiara, cioè tu in questo momento numericamente sei in sovrabbondanza, ne hai 3. Il giocatore in sovrabbondanza è Zerbin. Ora, io ultimamente sto leggendo cose indicibili su Zerbin, gente che lo considera la riserva del titolare, gente che dice che c'ha una bella gamba. Per carità, c'avrà pure una bella gamba, però signori, Zerbin come quinto mi va pure bene, ma se dobbiamo promuoverlo a riserva del titolare, assolutamente no. E torniamo al discorso di prima, stagione senza coppe, quindi rosa lunga non è possibile, e quindi Zerbin lo dobbiamo togliere, lo dobbiamo cedere. Io penso che Zerbin qualche squadra se lo troverà in Serie A, qualche prestito, qualcosa. Quindi Zerbin lo dobbiamo togliere. Ora, se tu consideri Olivera a braccetto, dovresti in teoria andarti a prendere un esterno sinistro. C'è però il problema Mario Rui. Mario Rui che a oggi, 25 luglio, sta ancora a Napoli e che sappiamo benissimo essere un esubero, un giocatore su cui il Napoli non ci punta. Sappiamo benissimo che Gioffredi qualche settimana fa disse che non era nei piani del Napoli, ma lui, però l'altro giorno, quando ha fatto quella famosa conferenza stampa, ha
ha un po' corretto il tiro su Mario Rui, perché praticamente ha fatto capire che la volontà del Napoli è quella di cederlo, però se non dovessero riuscirci, allora, cito testualmente, resterà a combattere per il Napoli e ha altri 2 anni di contratto. Quindi ragazzi, questo che vuol dire? Vuol dire che Mario Rui si proverà a cederlo, ma se non verrà ceduto resterà e sarà la riserva di Spinazzola. Quindi tu rischi di avere in rosa sull'esterno sinistro la coppia Spinazzola-Mario Rui, che per carità dal punto di vista qualitativo non è niente male. Il problema è il fisico, l'integrità fisica. Sono due giocatori che si fanno spesso male e Mario Rui, andando avanti con l'età, peggiorerà sempre di più questa cosa. Quindi attenzione a sinistra, dobbiamo sperare che Mario Rui venga ceduto e con lui anche Zerbin, per far sì che arrivi un esterno sinistro che possa completare bene il reparto insieme a Spinazzola. Quindi attenzione, a sinistra la situazione è molto delicata. E finora Mario Rui si sta parlando del Portogallo, dei club portoghesi, però a oggi offerte concrete non ce ne sono. Fabrizio Romano non ne parla, Matteo Moretto non ne parla, Di Marzio, Pedulla, nessuno sta parlando di offerte concrete per Mario Rui, quindi attenzione. Dall'altra parte, Di Lorenzo fa l'esterno destro, perché appunto dietro numericamente sei a posto, e come riserva ci avresti Mazzocchi. Al massimo potresti sostituire Mazzocchi con un altro giocatore un po' più qualitativo, però anche qui stesso discorso di Mario Rui. Mazzocchi a oggi pare non avere offerte, ok? Quindi tu, per quanto riguarda gli esterni di centrocampo, a destra stai a posto perché c'è Di Lorenzo e Mazzocchi, a sinistra devi sperare che Zerbin e Mario Rui vengano ceduti per far spazio a un nuovo giocatore. Centrocampo, Lobotka, Kajust, Anghissà e Floruncio. Allora, Lobotka, Anghissà e Floruncio sono certi di restare. Si sta parlando in queste ultime ore di Brescianini. Ieri sera il Sky ha praticamente detto che il Napoli ha superato l'Atalanta nella corsa a Brescianini. Stamattina Fabrizio Romano ci ha confermato l'interesse del Napoli per Brescianini. Si parla di un'offerta da 12 milioni inclusiva di bonus. Matteo Moretto ci ha anche lui confermato l'interesse del Napoli per Brescianini, parlando di un'offerta da 10 milioni più qualche bonus. Però Matteo Moretto ci dà un'informazione extra molto importante: per chiudere servirebbe prima un'uscita a centrocampo. Ecco ragazzi, allora, gioco dei doppioni. Tu in questo momento ne hai 4: Lobotka, Kajust, Anghissà e Floruncio. Brescianini sarebbe il quinto. Ora, Brescianini nei due in mediana, secondo me, non è il ruolo perfetto, quello ideale per lui, perché io sono andato un po' a vedermi la storia di Brescianini e diciamo che lui principalmente ha giocato mezzala in un centrocampo a 3. Al Frosinone l'anno scorso ha giocato nella mediana a 2, però poi è stato avanzato, ecco, è stato provato nei due trequartisti dietro la punta. Quindi diciamo che Brescianini sarebbe una mezzala a 3/trequartista. Ha giocato anche nella mediana a 2, specialmente agli inizi della carriera, però diciamo che non è proprio il suo ruolo perfetto, il suo ruolo ideale. Poi abbiamo visto anche nelle due amichevoli del Napoli che i due mediani non sono due giocatori che si buttano in avanti, che accompagnano l'azione, ma restano per lo più dietro. E prendere un Brescianini che deve fare questo lavoro, cioè se tu prendi Brescianini vuol dire che tu gli farei fare un lavoro diverso, magari è quel mediano che accompagna l'azione, che va appunto a inserirsi nell'area di rigore avversaria, quindi diciamo che lui entrerebbe nel pacchetto dei mediani. Ora il problema è che tra questi 4 deve uscire uno. Tra questi 4 chi è l'indiziato? Andando a esclusione Kajust. Kajust in questo momento c'ha delle offerte? No, si sta parlando di interesse dall'estero, molto generica come cosa, però a oggi offerte concrete per Kajust non ce ne sono. Quindi ragazzi, Brescianini secondo me entra solo se esce Kajust. Finché non vediamo delle offerte per lo svedese, io non credo che verrà chiuso il colpo. Io non penso che il Napoli vada a prendersi Brescianini senza avere la certezza di vendere Kajust, ok? Perché io penso che siamo adesso in un momento del calciomercato dove il Napoli penso si voglia prima, diciamo, tutelare tra virgolette cedendo i giocatori per poi chiudere gli acquisti. Altrimenti ragazzi si ricrea la situazione di Demme.
Cioè, ti tieni questi calciatori in esubero che non fanno parte della rosa, li vai a pagare a vuoto e li tieni fuori rosa. Perché, ragazzi, le liste dopo le andremo a vedere. Cioè, questi giocatori, se non li vendi, li devi mettere fuori rosa per forza. Altrimenti devi rinunciare a Brescianini e ti tieni Cagliuste. Cioè, due sono le opzioni: o rinunci a Brescianini e ti tieni Cagliuste, oppure prendi Brescianini e Cagliuste va fuori rosa. Io dico sempre, secondo me, il secondo me, ragazzi, in questo video, fate conto che è sempre sottinteso, deve prima uscire Cagliuste e poi si chiude per Brescianini. Ok? Quindi a centrocampo è questa la situazione. Trequartisti. Allora, trequartisti, ragazzi, stai a posto. Ce ne hai quattro. Considerando Gaetano che va al Cagliari, ne hai quattro. Kvara, Raspadori, Politano e Ngonge. Quindi qui non ci saranno entrate, secondo me, perché ne hai quattro. Ora, se uno di questi quattro viene dato via, lo scambio Chiesa-Raspadori, per esempio, oppure si riesce a vendere Politano, perché io penso che Ngonge e Kvara siano intoccabili. Io Raspadori sinceramente non me lo toglierei mai nella vita. Tra questi quattro io rinuncerei a Politano. Se esce per esempio un Politano, allora possiamo parlare di entrate. Chiesa, Berardi, David Neres, qualsiasi altro tipo di trequartista. Se ne parla solo se tra questi quattro ne esce uno. Ok, quindi solo a tre quarti stiamo a posto. Davanti il gioco è presto fatto. Osimhen verrà sostituito da Lukaku. E tra Simeone e Khedira uno resta per fare la riserva. A oggi è Khedira in pole position. Quindi davanti Osimhen lascia il posto a Lukaku, Simeone ceduto e Khedira resta come riserva. Questo dovrebbe essere la situazione. Quindi ragazzi, come potete ben vedere, noi in questo momento siamo in una situazione dove tu necessariamente devi prima sfoltire la rosa. Lo abbiamo detto un sacco di volte, però il problema è che il tempo sta passando e queste uscite faticano a concretizzarsi. Østergaard, ridendo e scherzando, sono già 3-4 giorni che se ne parla, ma non si è chiuso ancora. Lindstrom l'hai chiuso, Gaetano lo stai chiudendo, Cagliuste non si sa ancora se c'è qualche offerta, quindi Brescianini è stand by, Mario Rui non ancora nessuna offerta, quindi sul mercato in uscita c'è un po' di difficoltà. È anche vero che sono giocatori abbastanza difficili da piazzare, come ad esempio Mario Rui, però vi ripeto, devi prima vendere e poi acquistare. Detto questo, quindi andiamo a vedere rapidamente le liste. E sulle liste, ragazzi, il discorso è molto semplice. Allora, noi in questo momento abbiamo 20 over 22. Ho già tolto Lindstrom, che come potete vedere sta nella categoria venduti. I giocatori in arancione sono quelli prossimi alla cessione, quindi Østergaard e Gaetano. Quelli in giallo sono, in teoria, quelli che dovrebbero partire. Ora, le liste vanno a confermare quello che vi ho detto prima, cioè dobbiamo sfoltire innanzitutto la rosa, perché abbiamo 20 over 22, ne possiamo avere massimo 17, quindi 3 devono uscire, senza però acquistarne altri. Cioè tu innanzitutto devi venderne 3 e poi si vede. Poi c'è da tener conto della situazione vivai. Tu in questo momento hai solo un vivaio Napoli, che è Contini. Hai dato via Gaetano, hai dato via Ambrosino, hai dato via Sgarbi. Ne hai solo uno, ne devi prendere altri 3, altrimenti dobbiamo togliere ulteriori over 22 dalla lista. Facciamo conto che tu hai 4 vivai Napoli, ok? Devi avere 17 over 22, quindi ti liberi di quei 3. Facciamo caso, ti liberi di Østergaard, che è un esubero, ti liberi di Zerbin, che è un esubero, e ti liberi di Simeone, che oggi è un esubero. Quindi 3 esuberi tolti, c'hai 17 over 22. Poi la situazione è fuori Osimhen, dentro Lukaku, fuori Cagliuste, dentro Brescianini, fuori Mario Rui, dentro un altro esterno sinistro. Questa è la situazione. Poi nessuno ti vieta di prendere degli under. L'unico modo che hai per allungare il brodo, tra virgolette, per aggiungere giocatori, è di prendere degli under 22. Per esempio, butto un nome a caso, Dedic del Salisburgo, ne abbiamo parlato anche in un video qualche settimana fa. Dedic, esterno destro di centrocampo, ma può giocare anche a sinistra, 21 anni, quindi un under, è un giocatore che tu puoi tranquillamente prendere e buttare dentro il rosa, perché non c'è bisogno di metterlo in lista, e ti assicuri un quarto barra quinto di centrocampo in più. Vuoi per esempio avere un quinto mediano
che ti faccia stare un po' più tranquillo, devi prendere necessariamente un under. Idem la tre quarti, vuoi un quinto trequartista che magari ti gioca anche sugli esterni sia a destra che a sinistra, devi prendere un under 22. Vuoi una terza punta che ne so, magari che Dira non ti convince appieno, vuoi prendere una terza punta che abbia quelle caratteristiche ma che ti faccia stare un po' più tranquillo, devi prendere necessariamente un under 22. A livello di over non hai tantissimi margini di manovra, devi necessariamente toglierne uno e per poi farne entrare un altro, ok? La situazione della rosa a oggi, 25 luglio, è questa qua. Riuscirà il Napoli a fare tutte queste cose? Non lo so, perché il tempo va avanti, manca un mese e una settimana, bene o male, alla chiusura del mercato. La stagione inizierà il 10, quindi stiamo parlando praticamente di poco più di due settimane. Quindi il Napoli c'ha ancora tanto da fare, sicuramente, specialmente nel mercato in uscita. Qui vediamo di che pasta è fatto Manna, ecco, perché sulle entrate è stato veloce, specialmente in difesa. In uscita vediamo, ecco, quindi ragazzi, questo è quanto per oggi. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, che è totalmente gratis, e attivate poi la campanella. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima e sempre e comunque, Forza Napoli!